Finalmente oggi inizio un nuovo vlog. Mi sembra da tantissimo tempo che non registro vlog, ma perché ho avuto delle settimane super pesanti, perché sono stata tutto il tempo a studiare statistica e adesso praticamente ho dato l'esame, adesso ne avrò anche un altro subito dopo, infatti sto già studiando per un altro che avrò a breve anche questo qui e adesso proverò a farlo al primo appello e vediamo un attimo come va perché diciamo manca poco tempo. E adesso però ho deciso di prendermi un attimino di stop, almeno oggi, e di andare a pranzo da IKEA, così ci facciamo insomma un pranzetto io e Rebecca in solitaria, che ci piace tanto, da un bel po' che non ci andiamo e di sera è un po' più complicato andarci, quindi andiamo a pranzo, quindi faccio vedere che cosa prendiamo e poi questa mattina diciamo che l'ho dedicata molto allo studio, mi sono fatta la doccia, cioè i capelli abbastanza gonfi, che ho fatto sempre col Dyson, un po' così, non so come sono venuti. In più ho studiato appunto stamattina per un esame nuovo che è Economia dell'innovazione, che è molto interessante devo dire, e quindi sto cercando di stringere il più possibile, di sbrigarmi un pochettino, così inizio un attimino a ripetere, perché quella è la parte insomma più importante dove inizio un attimino a ricordare le cose. Adesso mi sbrigo così, così andiamo, magari ci facciamo anche un diretto al volo anche all'IKEA dopo il pranzo e poi sì, torniamo a casa che abbiamo da fare, anche lei ha da fare i compiti. Io appunto mi metterò a vedere altre video lezioni, oggi stamattina ho viste due, poi oggi penso ne vedrò altre due e niente, non so se anche ricominciare già cominciare col ripasso oppure il ripasso magari finire prima le video lezioni, cioè sto cercando di trovare un modo per pianificare al meglio. E niente, io vado, mi sono messa anche la giacca di pelle perché oggi, anche ieri insomma si stava benissimo, fa molto caldo, quindi sembra quasi primavera già. E andiamo. Allora, oggi per merenda mi sono fatta, intanto c'è il ginger in sottofondo, il caffettino, perché adesso è pausa studio, perché sono sempre queste cose, non ce la faccio più, e questi pancake con le fragole, che adesso assaggerò. La ricetta l'ho presa dal Goloso Mangiarsano. Buon appetito! Qua sto cucinando cordon bleu vegetariano con gli spinaci, questi trafindus che sono i miei preferiti, con la mozzarella, e qua sto preparando il brodino per Rebecca che ci faccio i cappelletti. E qui dove c'è un gattino che è fuggito, c'è questa macchinetta qui che adesso la apro e ve la faccio vedere aperta. Adesso vi faccio vedere al volo la degusta box, che secondo me è molto carina questo mese, e praticamente mi sa che ci siamo dimenticati una cosa da nonna Rita, Rebecca. I biscotti, quelli che ci piacciono tanto? Mi sa proprio di sì. Comunque, questi pancake che li voglio provare, li prendeva sempre nonna Rita. Intanto c'è un gattino che qua cammina. Che li prendeva normali, invece adesso li hanno fatti con le gocce di cioccolato. Quindi questi poi li proverò a colazione. Della brioche pasquée.
Poi questi qui che devono essere davvero buoni, fiori d'acqua del Mulino Bianco integrali, e questi per fare l'aperitivetto famoso, magari con l'hummus, come fa vedere qua, con i pomodoretti, con il Philadelphia, insomma può essere veramente buono. In più c'è la novità, che sono appunto queste gocciole che sapevo che erano introvabili, invece le ho trovate nella degusta box al cocco, e anche questi per la colazione, magari adesso vediamo se domani assaggio questi oppure pancake. Poi i pavesini double, questi qui che non ho mai assaggiato, con sopra la cioccolata, buonissimi. Poi questi penso che li ho già assaggiati, sì, questi della Kellogg's l'ho già assaggiati, ci dovrei avere già una scatola, oddio, faccio vedere tutto, che è la granola senza zuccheri aggiunti. Questa è molto comoda quando prendete magari lo yogurt e ci aggiungete la granola. E qui c'è sempre questo topino bello, vero? Questo topino bello e topino bello. E poi il latte, questo qua che è senza lattosio della Zimil, che adesso metto subito a posto, che tanto il latte ci serve sempre. Poi abbiamo il sale grigio dell'Atlantico integrale. Anche questa è una cosa super utile. Poi abbiamo un succhetto aceto di mele con fragola. Dio, questo è molto strano. Vedremo un attimo se mi piacerà. Poi Rebecca, pensate, aveva detto che gli servivano delle tagliatelle. Abbiamo fatto anche una mini spesa, quindi ma l'abbiamo presa successivamente, delle tagliatelle. Ci sono capitate questa della Del Verde a nido. Poi questa che mi sa che l'ho già assaggiata, una cosa del genere, di questa marca sicuramente, che è questa qui ed è rossa questa, con alcol a 7,9%. Mi sa che stasera mi bevo questa. Ciao. Serata birra. Ah no, aspettate, stavo dimenticando queste, che sono le barrette che sono comode da portarmi al lavoro. Poi adesso che c'è il lockdown sono comode perché è tutto chiuso. Vabbè, posso fare l'asporto, però sono comode da avere. E poi basta, finito qua. Adesso sappiamo già che questa scatola, dove è andato Ginger? Gingerino? Guarda un po'. Lui ama questa scatola. Guarda un po' la scatolina. Guarda un pochettino la scatolina, ti piace? Durerà pochissimo perché di solito la fa tipo in 1.000 pezzi. Sì, si diverte proprio. E niente, io vado a controllare la cena. Mi sono preparata oggi, poi mi sembro un'altra persona perché il rossetto veramente da tantissimo tempo che non lo utilizzo, e oggi ho utilizzato quello di Kat Von D perché non dovrebbe appiccicarsi sulla mascherina. Oggi lo proveremo, vedremo un attimino che cosa succede, poi vi faccio vedere la mascherina se effettivamente non si è sporcata. Comunque volevo far vedere degli occhiali che mi ha mandato questa ditta qui, che si chiama, faccio vedere, Tijin Life is Art. Mi hanno mandato due paia d'occhiali più un paio di lenti a contatto, che poi vi lascio comunque il link e tutto quanto per poterli acquistare. Le lenti a contatto poi ve le faccio vedere indosso. È carino perché dentro la scatolina ci sono, io ho scelto le lenti a contatto verdi, poi le proviamo. Si chiamano Barbie queste qui, e poi le ho prese anche graduate, quindi potete anche scegliere se prenderle graduate, e in più dentro c'è anche per riporle, quindi lo trovo davvero comodissimo. Poi le proviamo insieme e vediamo un attimino come sto con gli occhi verdi. E poi vi faccio vedere anche gli occhiali, che secondo me sono davvero carini. Allora, la confezione è fatta così, e vedete dentro c'è la custodia. Un paio penso che li regalerò a Rebecca. Vedete questi qua così. E il primo paio, poi dentro ci dovrebbe essere anche c'è anche per pulirli gli occhiali. Adesso ve lo faccio vedere, prima me li metto magari. Allora, il primo paio d'occhiali è fatto in questa maniera qua. Sono davvero carini, con i dettagli in oro rosa e sono poi neri. Vi faccio vedere come ci sto.
Eccomi qua con questo paio che questi li aveva scelti Rebecca, c'è cioè, già tanto Ginger che mi chiama, e questi li aveva scelti Rebecca per lei. Devo dire che sono molto carini, poi mi vedrò bene nelle immagini per decidere quali mi stanno meglio. E poi un paio li ho presi graduati, uno, questi qua sono senza la correzione questi. E devo dire che è molto elegante anche la custodia, è davvero carina. E appunto, come vi dicevo, dentro c'è anche queste per pulire gli occhiali. Davvero sono fatti benissimo. Poi vi faccio vedere l'altro paio che l'ho preso un po' diversi dal solito, diciamo, perché io di solito prendo sempre occhiali un po' scuri così. E questi invece, sempre nella loro custodia, sono un po' diversi dal solito, vedete, sono così, quindi sono diciamo un po' sul bianco e oro, sono sul bianco e sull'oro, e questi hanno la gradazione e sono così, mi sento un po' una professoressa, però davvero non so, ditemi voi quale vi piacciono di più su di me. Quali vi piacciono di più? Vi lascio comunque il link del sito perché ce ne sono tantissimi, quindi avete un'ampissima scelta. Ringrazio la Tijin, non so se lo dico bene, per avermi inviato gli occhiali perché sono davvero bellissimi. Appunto, potete mettere la prescrizione e in un attimo, insomma, avete gli occhiali. E insomma, sono anche abbastanza veloci nella spedizione. Quindi, boh, secondo me sono davvero di ottima qualità e molto 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 carini. E niente ragazzi, io adesso mi metto il cappotto, vado al lavoro come al solito. Ieri non ho registrato praticamente nulla perché sono tornata comunque tardi tra le varie cose da fare, insomma, che mi si ammucchiano spese e cose. E quindi niente, oggi devo recuperare un po' di studio, quindi penso che oggi studierò. Allora, finalmente di ritorno a casa, sono dovuta passare a ritirare una cosa che mi è arrivata, che adesso vi faccio vedere, e poi siamo dovute passare al supermercato, come al solito, ormai è tappa fissa, prima sono passata al supermercato, poi un altro perché non riuscivo a trovare i filtri per la macchinetta, quella del caffè americano, che adesso vi faccio vedere che l'ho tutta fatta, insomma la devo lavare le componenti, cioè le cose interne, insomma, quindi adesso le laverò così domani già la posso utilizzare. E questi filtri non si trovavano, cioè vendevano le stesse macchinette per il caffè americano, ma i filtri no. Poi chiedi informazioni, ah non lo so, se non lo sai te, che vendi la macchinetta, se hai i filtri, comunque poi alla fine li abbiamo trovati da soli. Praticamente stavano accanto alle macchinette, insomma, del caffè americano. Niente, poi stasera, visto che comunque siamo arrivati tardi, abbiamo ordinato la pizza, quindi tra poco ci arriva la pizza, poi ve la faccio vedere. Abbiamo ordinato da un'altra pizzeria sperando di trovarne una buona, perché sinceramente tra quelle che ci consegnano, insomma, tramite il gestito, non è che c'è un granché. Allora, vi faccio vedere le cose che abbiamo preso al volo, che ho messo tutte dentro alla borsa. Allora, praticamente Rebecca ha voluto questi cornetti qua per domani mattina, che sono dei croissant al cioccolato, questo qua che non lo trovava da un po'. Poi ho preso semplicemente la carta forno, aspettate che l'ho messa al contrario perché mi è finita, ho preso questa qua da 25 metri. Poi i famosissimi filtri. Eccoli qua, che sono 80, che ho pagato tipo 4 euro e qualcosa, forse quasi 4 euro, non mi ricordo. Per cui abbiamo anche un gattino che è un piccione, appena sente cibo, è un piccetto, è un piccetto. E poi basta, sì. Poi vi faccio vedere questo pacco qui, che cosa contiene. Allora, praticamente adesso ho rimesso il mio Dyson. Qui interno, però lo devo attaccare. Adesso l'ho solo posteggiato qua, in poche parole. E praticamente mi si era rovinato il tubo nella vecchia casa, si era tutto rovinato e quindi ho preso il tubo di ricambio. E adesso vediamo se è giusto e se va bene. Così, insomma, è un po' più carino. E l'ho preso fucsia proprio perché mi piaceva di più. Ed ecco qui, praticamente c'è un aspirapolvere nuova. Adesso devo pulire anche il sotto, insomma, tutto quanto, però comunque.
C'ho un'altra faccia, poi mi piace di più fucsia, sinceramente. E niente, questi sono gli acquisti. Mentre la macchinetta del caffè l'ho messa qua vicino al tostapane, adesso devo sistemare qua che stamattina ho fatto il panino, l'ho lasciato un po' un casino. E adesso lavo sia questo che quello interno, che tanto si può mettere in lavastoviglie. Domani la proviamo. Ecco qua la pizza, la birretta e Rebecca la sua pizza. E qui c'è un topino molto curioso, molto curioso. Vero Ginger? Vero Gingerino? Quanto è bello Sì, è molto curioso, vero Ginger? però. Sta sul mio telefono. Buon appetito! Yankee che ho da 100 milioni di anni, che dovrebbe essere ai macaronzo, macaron. Allora, buongiorno, oggi già pronta, già vestita, già col cappotto. Una bella giornata, ho aperto adesso la finestra, abbiamo fatto colazione, poi ho sperimentato la macchina del caffè americano, però secondo me devo capire ancora bene le dosi e quanto caffè devo mettere, insomma, era un tentativo questa mattina. Stavo dicendo, ieri con la pizza mi sono troppo, cioè, riempita e ancora non ho fame da ieri sera. Quindi niente, adesso penso che farò anche un piano un po' detox, vorrei fare un po' di attività fisica anche perché con tutte queste cose che devo fare non riesco a combinare sia i video sia l'attività fisica perché sto studiando e basta perché poi ritornando comunque tardi a casa ho poco tempo a disposizione quindi mi devo muovere un po' meglio, sperando insomma ogni volta ci sta questa cosa che poi parlano di un possibile cambio di orario, quindi se ci parla insomma in tempi lunghissimi di cambiare l'orario così almeno forse sono un po' più tranquilla. E ho già fatto la lavastoviglie così almeno quando ritorno è più o meno tutto a posto. E poi di pomeriggio ho una lezione, diciamo, con il professore di statistica. E quindi ci metteremo un attimino a fare degli esercizi che ci ha dato, cioè più che altro a riguardarli perché poi li abbiamo già fatti e abbiamo già svolti. Io in questi giorni volevo ripassare un po', ma non ho avuto il tempo perché tra supermercati e cose varie, pacchi da ritirare, insomma, ho avuto poco tempo. Mi sono fatta il panino, quindi mi sono portata un bel paninozzo per oggi a pranzo, anche ieri l'avevo fatto, insomma, sto anche migliorando su questo perché delle volte ritornavo e pranzavo, ma era infattibile perché tornavo alle 5 e alle 5:20 mangiavo, quindi proprio impossibile come cosa da fare alla lunga, anche perché poi insomma ti rovina un po' tutta la giornata e non va bene. Quindi penso farò questo, così vedrò pure le uova che ho acquistato per Pasqua. E niente, poi ho comprato delle mascherine, volevo far vedere. Adesso sono chiuse e su Amazon e adesso poi non lo so, mi hanno detto che comunque ci sono dei numeri delle mascherine FFP2, poi non so se è una bufala, ho sentito questa notizia che praticamente non vanno bene. Io ho cercato su internet e sembra che queste c'è un numero giusto, diciamo, perché sono queste qua. Comunque sono carine perché sono rosa, insomma, mi mettono un po' più di allegria. E poi sono confortevoli perché già le ho provate, insomma, no, certo, naturalmente rispetto alla mascherina classica è un po' più difficile da portare. Però, insomma, diciamo che in questo momento con tutti questi contagi, tutte queste cose, non si capisce bene, cioè magari è meglio tutelarsi un po' di più se si riesce, insomma. Sperando che sia giusto e tutto quanto, certo non si può proprio evitare tutto, però uno magari cerca di diminuire le possibilità. Adesso vado e ci rivediamo più tardi, dove appunto pomeriggio, poi ci ha detto il pomeriggio in realtà, però non ci ha detto a che ora, quindi spero che questa mattina ci fa sapere, perché poi bisogna vedere pomeriggio, se è troppo presto io non ci posso essere e quindi magari lo rivedrò in differita perché poi si può rivedere, insomma, detto che comunque lo lascia registrato. Eccolo, che fai, patatone? Che fai? Che fai? Che fa, patatone piccolo? Ginger? Patatone piccolo. Allora, rieccoci qua, nuova mattina.
E ieri vi volevo registrare qualcosa, però poi ho avuto veramente tantissime cose da fare. Soprattutto sono stata a fare una sorta di lezione di chiarimento, diciamo, con il professore di statistica, perché a breve ci sarà l'esame. E devo dire che è stato molto utile, perché queste erano lezioni non previste, che diciamo abbiamo un po' spinto a farle perché. Comunque, da quello che ho capito, in molti non avevano capito una parte perché non era stata spiegata, insomma, nelle video lezioni, perché noi appunto è un'università telematica della Sapienza, però mancava una parte, quindi è proprio quella parte, diciamo, che è stata compresa di meno. Quindi, grazie ai mille messaggi che ho mandato anche io, e penso anche qualcun altro. Comunque, diciamo che le è venuta questa idea che secondo me è stata super, cioè, è stata fondamentale perché ha dato la possibilità a noi di comprendere quella parte appunto che non era spiegata e di cercare insomma di chiarire un pochettino anche altre cose, una sorta di recap generale per capire quali erano insomma quali erano le difficoltà. E quindi ieri sono stata solamente in video lezione a fare tutti questi esercizi e quindi niente, ieri poi già ero stanca quando sono tornata. Diciamo che alle 19 fare la video lezione è stata un po' tosta perché la concentrazione era molto bassa, però insomma mi ha chiarito parecchi punti e secondo me è stato molto molto gentile perché ha capito insomma le difficoltà. E niente, io adesso sono già col cappotto perché come al solito è il momento di uscire per andare al lavoro e vi faccio vedere che cosa mi sono preparata per pranzo, che è il mio panino al volo, perché sennò mi devo portare 100.000 cose e ultimamente sto privilegiando il panino perché è più pratico. Allora, praticamente per fare il panino ho preso una ciabatta di queste qua che oggi diciamo un po' duretta rispetto agli altri giorni, che ho preso un giorno fa, e dentro ci ho messo semplicemente questo affettato vegano che è il Mopur. Che non mi è dispiaciuto e poi ho utilizzato queste qui che sono le fette dell'Erdammer già insomma fatte a fette e queste sono light life, cioè dovrebbero avere meno grassi senza lattosio, insomma e ne ho messa una mi sa questa volta e sono davvero pratiche insomma per fare panini. E niente, io adesso prendo la mia mascherina, c'è anche Rebecca che è pronta per la sua video lezione, che farà questa. Le sue video Quante ne lezioni. fai oggi? Tre. Tre video lezioni e io invece vado al lavoro, quindi insomma ci rivediamo tra un bel po' di ore. Comunque mi sono lavata i capelli l'altro giorno e boh, sembrano più sporchi di prima. Ma ogni volta che faccio la tinta, forse è quella di Garnier, forse un po' più pesantina. Faccio fatica a togliere e farli tornare puliti, quindi boh, ci dovrò fare un altro shampoo, vediamo un po'. Questa mattina pronti, qua mi sono sporcata col trucco, mi tocca adesso pulirlo un attimo con un po' d'acqua e sapone, perché mi sono messa la maglia con collo alto e zac, ho sporcato subito. E niente, stamattina mi ho fatto colazione, io ho fatto un po' di esercizi, dopo devo farne assolutamente uno. Perché appunto domani ci sarà questo famoso esame e ne devo fare uno perché l'ho mandato alla tutor, avevo dei dubbi e quindi lo devo risviluppare. E adesso però facciamo una pausa per il pranzo e andiamo a girare un video che non so se riuscirò, penso lo caricherò domani perché almeno faccio tutto con calma, che torniamo dal Burger King, che praticamente mi è arrivato diciamo, un messaggio dove praticamente mi dicevano che è uscito il panino quello vegetariano che già c'era tempo fa, però adesso l'hanno rifatto e hanno fatto anche i nuggets, quindi andiamo a provarli, cioè li proverò io e insieme a Rebecca insomma mangeremo insieme il Burger King. Sei contenta? Sta qua Rebecca. E niente, quindi ci avviamo perché non è proprio vicinissimo, ce n'è uno più vicino però diciamo che è un po' scomodo, quindi preferisco andare a quello leggermente più lontano. Poi insomma registreremo il video e poi probabilmente pomeriggio tornerò a fare questo esercizio, vedremo un attimo, speriamo che domani finalmente riuscirò a fare questo esame. E noi andiamo, mi metto il cappotto perché fa abbastanza freschetto, nonostante si avvicini la primavera, ha fatto un periodo caldissimo e poi improvvisamente è tornato il freschetto. E niente, andiamo.
Allora, questa sera io mi sto preparando una bella piadina con formaggio che praticamente stamattina è arrivata la spesa dal tuo dì, che non l'avevo mai fatta. E quindi sto provando questo formaggio che c'era, adesso la chiudo, così me la mangio, me la pappo. Mentre qui c'è Rebecca che mangia i cosi, i noodles. Rebecchina. Penso appanna tutti gli occhiali. Allora, vi volevo far vedere come mi sono tagliati i capelli. Allora, diciamo che li sono tagliati da sola, quindi di certo no, non è come dal parrucchiere, però le altre volte sicuramente ho fatto dei danni peggiori. Questa volta mi sembra di aver fatto comunque danni, però già di meno, quindi mi sembrano abbastanza, diciamo, abbastanza giusti. Ho seguito un tutorial su Pinterest, magari vi lascio il link in descrizione, perché secondo me è uno dei quelli fatti un po' più precisi, perché altri ti dicono di prendere i capelli, rigirarli, tagliare lì. Le volte che ho fatto così mi veniva sempre, infatti ancora devo recuperare questa parte qui, un po' mozzata, cioè non è venuta un granché, quindi quello non ve lo consiglio, mentre questo è un po' più preciso perché va per sezioni e mi è sembrato, insomma, un risultato decente, quindi vi lascio magari il link se volete provare anche voi. Poi io sono già in ritardo, infatti per fortuna sono già truccata tutto quanto, però devo ancora preparare il panino, quindi adesso mi sbrigo a prepararmi il panino per pranzo, perché tanto se no va a finire sempre che mangio le 5 e anche no. Vi volevo far vedere che con la spesa del tuo dì siamo riusciti a prendere l'uovo di Chiara Ferragni, se per caso lo cercate, e l'ho pagato anche poco, perché l'ho pagato 4,50 euro, 60, una cosa del genere, mentre mamma si ricorda che su Esselunga costava sui 7 euro e qualcosa, 7,50 euro. Quindi la cosa importante è che l'abbiamo trovato, perché Rebecca lo voleva tantissimo ma era introvabile. E mi è piaciuta comunque la spesa dal tuo dì, quindi sicuramente la rifarò, perché ho preso tantissime cose e sicuramente ho speso di meno rispetto all'Esselunga. Mi piace anche l'Esselunga perché comunque trovate delle cose sfiziose, magari che non trovate lì, però mi è piaciuta anche la spesa qui. Vi faccio vedere l'uovo e poi voglio far vedere un acquisto che ho fatto, che praticamente la tastiera dell'Apple mi era caduto come al solito del liquido sopra. Allora, funziona, però diciamo che certe volte devo premere più volte il tasto, e visto che vado in velocità perché sto trascrivendo le video lezioni, ho pensato di prendere un'altra tastiera, ma vi faccio vedere che tastiera. Allora, la tastiera è questa qua, che così sembra una tastiera normalissima, è della Okey e l'ho vista sul canale di Prismatic. Vi faccio vedere. Allora, già così potete capire qualcosa. Eccola qua, praticamente tutta luminosa, tutta così, ma fa un rumore che a me piace tantissimo, a Rebecca no. Però sembra di battere a macchina ed è davvero bellissima, una sensazione stupenda quando si scrive. E potete scegliere anche che tipologia di colore, basta spingere qua e aspetta, no, aspetta, ho sbagliato, e li cambia. Vedete, così, 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 e poi vabbè, io adesso la spengo perché, ecco, perché comunque vado al lavoro. E l'ho trovata fantastica, vi lascio il link in descrizione. Allora, l'uovo di Chiara Ferragni, eccolo qua. È più piccolino rispetto agli altri, non so se si capisce. Però è davvero carino, tutto rosa. Vediamo che cosa troviamo come regalo. E insomma, sono contenta che siamo riusciti a trovarla. Poi si sostiene anche i bambini delle fate. Insomma, comunque si fa anche una buona azione.